Ciao a tutti da Vittorio. Lazio-Lecce è la prima delle quattro finali per la Lazio. L'obiettivo è chiarissimo: la Lazio in casa contro Lecce deve solo vincere per continuare il sogno Champions. Non possiamo accettare risultati diversi. In casa contro Lecce la Lazio deve assolutamente vincere. Il problema è che questa Lazio si ritrova a giocarsi le quattro partite più importanti della stagione in una situazione piuttosto complicata. Perché? Siamo in una situazione difficile. Davanti abbiamo Ciro Immobile non al massimo e la sua presenza è fondamentale. Avere Ciro Immobile al massimo in questo finale di stagione sarebbe fondamentale. Ma il problema principale adesso è, per assurdo, a centrocampo. La Lazio si ritrova in una grandissima difficoltà e in qualche video precedente l'avevo affrontato questo discorso. A mio avviso, quest'estate la Lazio deve, se non rivoluzionare, cambiare molto a centrocampo. Perché se il trio titolare è piuttosto definito e di qualità, quello che manca sono le riserve, quello che manca sono le alternative. Perché diciamo che quest'anno il trio di centrocampo è stato sempre Cataldi, Milinković-Savić, Luis Alberto. Un trio tutto sommato di qualità, soprattutto se Milinković-Savić gioca ai suoi livelli, la Lazio ha un ottimo centrocampo. Il problema è che contro Lecce la Lazio si ritrova con solo quattro centrocampisti. Sono bastati infatti due infortuni per mettere Maurizio Sarri in grande difficoltà. Centrocampo è quasi scontato, addirittura come play abbiamo solo Marcos Antonio, perché sia Cataldi sia Vesino sono fuori. Vesino sarà fuori a lungo, adesso non so bene se la stagione di Vesino è finita o riuscirà a recuperare per le ultime partite, ma è in dubbio, mentre Danilo Cataldi avrebbe preso una botta, ma da una botta si recupera in 48 ore, 72 ore al massimo. Cataldi è già la seconda partita che salta. Io credo che non sia solo una botta, ma che sotto ci possa essere un infortunio, uno strappo, un risentimento muscolare che sta bloccando Danilo Cataldi. Se andate a vedere, era già successo in passato che Cataldi saltasse le ultime partite. Io credo che parliamo di un giocatore che in campo dà tanto e alla fine il suo corpo non regge più. Ma questo magari è un discorso per un altro video. La morale è che la Lazio contro Lecce ha a centrocampo gli uomini contati. Abbiamo solo quattro giocatori: Marcos Antonio, Milinković-Savić, Luis Alberto e Basic. Quattro. Per una squadra che gioca con un centrocampo a tre, capite che quattro è troppo poco. Servono più opzioni. È vero, te ne sono infortunati due. Però il centrocampo della Lazio è veramente scarno, anche perché sono quattro. Se andiamo a vedere il minutaggio di Toma Basic, è veramente ridicolo. Non è un giocatore che è entrato nelle rotazioni, se non nelle ultime giornate, quando Sarri non aveva praticamente più nessuno a disposizione. Ecco, a centrocampo la Lazio quest'estate deve fare qualcosa. Uno, decidere il futuro di Marcos Antonio e Toma Basic. Sono giocatori utili che l'anno prossimo giocheranno di più. O soprattutto Basic ha fallito e verrà piazzato sul mercato, perché ovviamente se hai sei giocatori, ma di questi sei due non vedono mai il campo, numericamente ne hai sei, ma in realtà ne hai quattro. Per cui la Lazio deve decidere cosa fare con Basic e Marcos Antonio. Marcos Antonio che nelle ultime partite sta giocando, ma soprattutto perché si è fatto male sia Cataldi sia Vesino e Sarri non ha altre alternative. Ecco, contro Lecce il centrocampo della Lazio sarà fondamentale perché la Lazio deve cercare di prendere predominio del campo e creare più e più azioni finché non si sblocca la partita e magari non si va su un punteggio di tranquillità 2-3-0. Quindi il centrocampo sarà fondamentale. Punto di domanda è: Milinković-Savić gioca? Come gioca? È giusto farlo giocare? Beh, contro Lecce obiettivamente la Lazio dovrebbe riuscire a prendere possesso del centrocampo. Ci vuole un buon Milinković-Savić, non quello che abbiamo visto le ultime giornate, ma è anche vero che, visto l'ultimo Milinković-Savić, forse Basic meriterebbe una chance. Questa è una partita in cui non si può perdere. Bisogna anche vedere una cosa, perché noi abbiamo parlato dell'infortunio di Vesino e di Cataldi. Non ci dimentichiamo che Marcos Antonio ha saltato i primi due allenamenti, ha preso una brutta botta a Milano contro il Milan e neanche lui sta benissimo. Ci sta, siamo a fine stagione, stagione lunga, tante partite, ci sta che qualche giocatore sia leggermente in affanno, però vedete, il centrocampo della Lazio è veramente contato. Cioè, venerdì Sarri ha un cambio più Bertini.
capite che non è una situazione ottimale. È vero, non giochiamo contro il Real Madrid, giochiamo contro il Lecce, però bisogna assolutamente vincere. Il Lecce, qualcuno dice, verrà qua con coltello fra i denti. In realtà ha parlato Bischirotto e ha detto: noi non abbiamo nulla da perdere, andiamo con grande tranquillità all'Olimpico. E quindi vedremo, perché la Lazio invece non ha tranquillità, deve assolutamente vincere. Sarà importante vedere primo se giocherà Milinkovic Savic e secondo come giocherà Milinkovic Savic. Io credo che Marcos Antonio e Luis Alberto insieme contro Lecce possono essere la scelta giusta, perché la Lazio deve cercare di prendere il predominio del centrocampo, far girare il pallone per trovare il varco giusto per sfruttare Zaccagni, Felipe Anderson e Ciro Immobile. Anche là davanti siamo abbastanza contati. Ciro Immobile, non so se finirà la partita, ma abbiamo visto Zaccagni contro il Milan non stava benissimo, Pedro non mi sembra in grandissima condizione, alla fine là davanti l'unico che sta giocando bene è Felipe Anderson ed è curiosamente l'unico che non ha saltato una partita. Insomma, domani partita fondamentale, la Lazio secondo me ci arriva con un po' di fiatone e non è una bellissima notizia. Detto questo, dobbiamo vincere anche in questa condizione. Anche in questa situazione, l'unico risultato che possiamo accettare sono i 3 punti. Ovviamente questo è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e noi ci rivediamo domani con un altro video. Ciao!